A proposito di tecnologia e di quello che è stato fatto, un dettaglio: abbiamo fatto un team di lavoro, quindi noi di Syngenta, il mio collega Diego Scavino, che lavora e tra l'altro conosce molto bene l'azienda nel dettaglio da molto tempo, la famiglia Negro, tutto quello che vedete è frutto di risorse locali, quindi non c'è niente che è stato portato da Milano, dalla Svizzera o da altre zone. Questo riguarda anche il deposito che vedremo a Monteurero velocemente dopo. Ovviamente questo è uno strumento che viene venduto da una società, così come l'Elio 6 che è portato da noi. Tutto il resto degli adattamenti è frutto di conoscenze e di risorse locali, che vuol dire, come diceva Luca Serrati prima, che tutto questo è scalabile. Quindi quello che viene fatto qui può farlo qualsiasi altra azienda che è presente su questo territorio. Il prodotto viene messo direttamente qua, non ancora acceso, direttamente qua nella vasca, pesato, buttato nella vasca. Poi il meccanismo di agitazione dell'acqua comunque fa nulla a fare. Adesso vediamo se è molto. Sì, adesso vediamo. E qui usando queste leve si non aprire per aria. C'è anche la parte da sopra che gira e scarica.